che strada è questa, è giusta, non è giusta, i risultati mi dimostrano che sono sulla strada giusta. L'importante, come vi ho detto prima, seguitelo sempre quel sogno, non vi, anche se i risultati inizialmente non vi aiutano, però se siete convinti della, che quella strada è, che volete perseguire per arrivare al vostro sogno, seguitelo con tenacia. Ho usato due parole, tenacia e caparbietà. Dovete essere, perché gli ostacoli ci saranno troppi. Immaginate quanti ne ho trovati io, che ero Pantaleo Corvino di Vernole, ma oggi i direttori sportivi sono quelli che finiscono di giocare a pallone, si chiamano, hanno un nome da giocatore e gli danno l'incarico da direttore sportivo. Ecco, così la maggior parte dei direttori sportivi a grandi livelli sono, diventano, perché sono stati cavalli e pensano che possono fare i fantini. No, non è così, non è così. È meglio se uno è cavallo e muore da, e gli fanno fare sempre il cavallo. E invece nel calcio, ma non solo nel calcio, anche nella vita, vedrete che magari sarà così anche per voi quando seguirete il vostro percorso. Però se voi avrete la forza, il coraggio di seguire la vostra strada, c'è la possibilità di arrivare a fare il cavallo di razza, anzi se si dice il cavallo di razza si nasce, no? È vero, però se uno si allena, se uno si allena, continua a fare bene un percorso, può diventare anche cavallo di razza, perché è il lavoro che a volte ti prende. E quindi, Giuseppe, da quello il tuo, la tua domanda, nella mia risposta sta in tutto quello che ho detto, non ho, l'ho un po' allargata per far capire che insomma quello che mi chiedi c'è tutta la mia, c'è tutto nella mia risposta. Allora, forse possiamo iniziare con le domande dei ragazzi. Sì. Se no possono anche venire i ragazzi direttamente se volete. Anche perché i direttori saranno meno banali di noi, che tendiamo a farti un po' le stesse. Sono Cagiula Michelle di Terza E. La mia domanda è se l'abilità nel trovare i talenti crede di averla sempre avuta oppure l'ha affinata nel tempo. Puoi ripetermi, scusa, la capacità di? Di scovare talenti in giro, se crede di averla sempre avuta oppure di averla affinata con il tempo. Beh, è un po'... Io penso che voi, molti di voi li vede con la maglietta giallorossa, per cui oltre che tifosi, no, se anche sportivi, no? E poi uno diventa tifoso. Non so quanto di voi siano oltre che tifosi o non tifosi, ma siano sportivi e quindi si interessano di sport, no? Poi chi si interessa di calcio sa, è più addentrato nel calcio, no? Per cui io faccio finta che siete tutti intenditori di calcio, va bene? Facciamo finta. Il calcio, io in Italia, è una delle aziende che produce di più. È una fra le, non so, fra le prime 3-4, non supera la quinta azienda in Italia che produce più in termini economici, con dove lo Stato, per le tasse che paga l'azienda calcio, è una delle aziende dove ricava di più, quindi capite di che entità parliamo.
E uno dice: direttore, scusa, ma una domanda così lineare, così semplice, cominci a parlare di economia. No, non è così. Io lo voglio fare brevemente per far capire quanto si voglio, che è una domanda molto interessante questa, che può sembrare leggera, ma invece è molto importante, è molto pesante. Per cui, essendo un'azienda, si dovrebbe trattare il calcio anche come un'azienda. Invece, io che ne faccio parte, l'azienda calcio non viene trattata come tale, come azienda, perché in tutte le aziende ci sono, chiedo un po' di attenzione perché è importante questo passaggio, in tutte le aziende ci sono, dove ci sono delle spese e ci sono anche degli investimenti. Gli investimenti sono tutto ciò che si fa per poi domani raccogliere in termini economici. All'inizio sono spese, sono costi, però poi dopo, se uno lo vede come investimento, pensa che domani da quel costo ci può essere un ricavo, un introito. Il calcio e tutte le aziende è così. Tutte le aziende, c'è una percentuale nelle aziende importanti, nelle aziende dove ognuno lavora, se va a vedere, ogni azienda dice un tot numero di soldi li metto come investimento e aspetta che quell'investimento poi produca. Passano gli anni e produce. Nel calcio tutto questo non succede. La maggior parte di società vedono l'investimento come un costo soltanto. L'investimento nel calcio quale sarebbe? L'investimento nel calcio sarebbe il settore giovanile e quindi il talento, andare a trovare i talenti, i giovani. Il talento è un giovane, è uno che non si conosce, riconosce una potenzialità e pensa che domani può diventare qualità. Quindi l'investimento nel calcio dovrebbe essere questo: investire nel talento, investire nella potenzialità. Nel calcio questo avviene raramente, dove tutti i presidenti pensano che il settore giovanile è un costo e non un investimento, per cui si crede poco nel talento, si crede poco nel prendere i giovani, per i motivi che vi ho detto. Io ho sempre pensato invece che, essendo il mio ruolo ha una funzione di manager, perché un direttore fa parte, è un manager, poi in inglese lo chiamano manager, si chiama management, in italiano lo chiamiamo direzione, direttore, no? Sportivo, ma alla fine è un manager. Quindi un manager, un management importante che lavora in un'azienda, cosa fa? Fa le spese per mantenere quell'azienda, per la produzione, però poi fa anche degli investimenti pensando che quell'investimento domani darà un frutto. E quindi io, da manager, ho sempre pensato che il calcio è anche un'azienda e la considero tale, per cui io, quando lavoro, arrivo in un club, la prima cosa che chiedo ai miei presidenti che insieme alla prima squadra io sia anche responsabile del settore giovanile, debba sovrintendere il settore giovanile, che è una voce degli investimenti, una voce delle uscite di quell'azienda, di quel club, devono andare anche nella voce investimenti per il settore giovanile. E quindi, se io voglio da un presidente che un tot di euro vengono investiti per il settore giovanile come investimento, è logico che io poi come direttore, come responsabile, devo farlo fruttare quell'investimento. E quindi vado alla ricerca dei talenti, vado alla ricerca dei giovani, e qui si innesca quel meccanismo che abbiamo detto prima e che è racchiuso nella domanda
che mi è stata fatta, perché io credo che la mia forza, la mia voglia di andare alla ricerca del talento è figlia di una programmazione che parte da quando inizi un percorso come direttore in un club, come manager. La prossima domanda. Buongiorno, sono De Luca Antonio di Quarto H. Visto il grande campionato che sta disputando la primavera di Mister Coppitelli, secondo lei questa striscia di buoni risultati, ma soprattutto un attuale primo posto con squadre comunque conosciute per i loro settori giovanili molto fiorenti come Roma, Inter e Juve, è dovuta alla bravura del mister accompagnato da una leggenda del Lecce e delle Cesi come Cevantonno, e comunque il merito è soprattutto suo per la squadra che ha costruito intorno? Ma i meriti, quando si parla di meriti e si raggiungono dei risultati, non c'è solo il merito di un singolo. I risultati, anche se c'è un singolo che gareggia, a volte dietro quel risultato del singolo c'è tante persone che aiutano quel singolo a raggiungere quel risultato, quindi i meriti non devono essere sempre allargati, non devono essere sempre visti come singolarmente, anche se è logico che se un centromedista arriva per primo, se uno non ha la gamba di per sé per arrivare primo, però poi i meriti vanno anche a chi lo allena e tutto quello che gli si mette a disposizione, così anche nel calcio. È come dire chi è nato prima, l'uovo o la gallina, è più bravo l'allenatore o è più bravi i giocatori che ci sono in campo, o chi li ha portati, o la società che ha pensato a quel manager di prenderlo che poi sappia scegliere l'allenatore, che poi sappia scegliere i giocatori e che poi tutto il resto. Quindi diciamo che c'è una miscela importante di tante componenti. Certo, alla base c'è anche, come ho detto prima, quando una società sceglie un manager, sa già, e stiamo parlando di settore giovanile, sa già che vocazione ha. Io sono un manager che in Italia credo di essere tra i pochi che, pur non avendo a disposizione chi è interessato al calcio, sa cosa significa Milanello, cosa significa Trigoria, cosa significa Zingonia, tutti i centri sportivi importanti che ogni grande club ha. Io con i miei 13 titoli italiani conquistati, uno a Casarano, 7 a Lecce, 4 a Firenze, voglio dire, sono titoli italiani che, pur non avendo grandi strutture, ho raggiunto. Ma non basta soltanto, come ho detto prima, la vocazione o il pensiero di voler fare certe cose, poi devi sapere andare a scovare i ragazzi, poi devi andare a trovare l'allenatore giusto perché li alleni bene. Ci deve essere anche una metodica di lavoro, perché non vinci 13 titoli italiani se soltanto perché scegli l'allenatore e gli dici ecco allena i ragazzi. No? C'è sempre una metodica di allenamento, c'è una metodica di una strada, come ho detto prima, che ognuno conosce per arrivare a raggiungere degli obiettivi e quei risultati. E quindi noi abbiamo iniziato a Lecce, io andai via 15 anni fa con 13 titoli, con 7 titoli italiani, scusate, e la squadra in Serie A, e sono ritornato, l'ho ritrovata in B, e la primavera, visto che hai menzionato la primavera, l'ho ritrovata in A2, l'abbiamo riportata in A1, oggi è prima in classifica dopo solo 2 anni e mezzo di lavoro, grazie, come ho detto prima, a una metodica, a una vocazione, a un lavoro, a scelta degli uomini. E oggi di uscire solo dopo 2 anni e mezzo, sapendo che non è che abbiamo le risorse, le strutture dei grandi club
dove possono andare a trovare i giovani italiani più bravi, dove possono mettere strutture le più idonee, le più efficaci. Abbiamo dovuto invece fare un percorso diverso per portare i giocatori in prima squadra, perché poi alla fine il compito del settore giovanile di una primavera qual è? Quella di portare i giocatori in prima squadra. E allora non devi guardare se io vorrei che fossero prima di Vermola, poi di Maglie, poi di Lecce, poi di Tricase, poi se non c'è nel territorio devi andare a trovare la risorsa importante da portare in prima squadra e dove sta, e a volte devi andare lontano per trovarlo. E oggi il fatto che già dopo poco tempo abbiamo portato in prima squadra un ragazzo come Gonzales, oggi siamo primi in classifica, e non si è primi in classifica se non ci sono delle potenzialità importanti che possono arrivare in prima squadra, e lo siamo primi in classifica davanti a club che investono tanto, che hanno tante strutture come Juventus, l'hai menzionato te, Milan, Inter, Atalanta, Fiorentina, Bologna, voglio dire club che fanno del settore giovanile, fatto sempre con continuità, con grandi risultati. Essere qui oggi a lottare, se poi arriveremo fino alla fine, questo non si sa mai quello che può succedere, però noi cercheremo di difenderlo fino alla fine questo posto, con la speranza di trovare dei ragazzi da portare in prima squadra. Se c'è la prossima domanda, peraltro in tanti sono anche... Sì, arriva. Peraltro in tanti in questi giorni sono anche in nazionale, anche tra i primavera. Abbiamo 17 nazionali, di cui tra primavera e prima squadra sono tantissimi. Se pensiamo che quando siamo partiti con questo nuovo ciclo ce n'erano pochissimi, forse non me ne ricordo, se non ce n'è. Sì. Buongiorno, sono Maria Chiara Visconti di Quartà. La mia è una domanda leggermente diversa, mi occupo di pallavolo e parlo di questo. L'anno scorso ho avuto la fortuna di vincere il campionato regionale e ci siamo così qualificati alle fasi nazionali. Qui ho provato in prima persona come anche la squadra più forte che ha dominato il campionato regionale, arrivata alle fasi nazionali, si trova di fronte a una potenza fisica fuori dal comune, una potenza tecnico-tattica che qui in Puglia o comunque nelle regioni meridionali non c'è. E di conseguenza diciamo che con squadre delle regioni come Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, anche la stessa Campania che geograficamente non è molto lontana da noi, non c'è stata praticamente partita. Io voglio chiederle, secondo lei, chi dall'alto governa questi sport? Dedica poca importanza alle regioni meridionali, negli sport, chiamiamoli minori, e in campionati non di primissimo livello, quindi parliamo di settore giovanile o comunque una serie D o una serie C. Grazie. È una domanda molto, molto complessa, ma d'attualità, molto complessa ma d'attualità, dove io l'altro giorno su un giornale nazionale, dopo le dichiarazioni di Mancini, allenatore della nazionale italiana, ha manifestato, ho risposto mettendo in risalto certi aspetti come carenze a livello nazionale. La domanda è riferita adesso, trasferita a livello locale, no? Però ha un unico comune denominatore, no? Che è quella, come ho detto prima, anche in parte nella risposta precedente, dove bisogna avere sempre una metodica alla base, oltre alla vocazione ci deve essere una metodica, e poi anche le strutture importanti per poter quella metodica applicare. È logico che dove c'è più strutture e dove c'è metodica è più facile, dove c'è metodica e c'è meno strutture è più difficile, però devi trovare, dove è più difficile perché c'è meno strutture, trovare anche qualcuno che sappia
applicare una metodica, e quando c'è, anche se c'è meno strutture o poche strutture, come abbiamo dimostrato noi calcisticamente, e ve l'ho detto parlando a titolo personale, siamo arrivati lo stesso in questo lontano sud a primeggiare, pur senza strutture. A Casarano vincemmo un titolo italiano avendo solo un campo, a Lecce non abbiamo a Piano Gentile, Milanello, cosa, però abbiamo vinto 7 titoli italiani. E quindi, voglio dire, è logico che conta una metodica, ma contano anche le strutture. Noi al sud siamo penalizzati soprattutto dalle strutture. Siamo veramente ancora lontani da quelli che dovrebbero essere i standard per poter dare a tutti voi giovani la possibilità, chi vuole fare il calcio su strutture importanti, chi vuole fare basket, su chi vuole fare tennis, cioè sono tutte tematiche che hanno un comune denominatore. Hai detto in Veneto, con la Lombardia e anche in Campania, e noi siamo ancora al sud penalizzati ancora di più. Già l'Italia è penalizzata nelle strutture, io nel calcio l'Italia è rimasta ancora, calcisticamente parlando, io parlo di calcio e parlo dell'Italia, dove le strutture sono, con il resto d'Europa, dei grandi campionati delle 5 nazioni più importanti, siamo quelli più penalizzati. Poi si vuole ragazzi italiani in nazionale, ma come si fa a portare ragazzi in nazionale se non ci sono strutture, dove farli allenare? E ho fatto l'esempio, è come se uno c'ha un pilota bravo, che possono essere i ragazzi o possono essere il pilota, ma non c'hai quella macchina. È lo stesso, come fai ad allenare una potenzialità brava se poi lo devi far allenare su un campo dove si allenano 3 squadre? E quindi sono importanti tutti questi concetti. Però dove c'è forza, dove c'è passione, dove c'è metodica, a volte si può sopperire a tutte queste problematiche. E io ho fatto presente prima che a volte si può arrivare nell'elite, si può arrivare a vincere seguendo con tenacia, con capacità, con metodica, pur avendo tante lacune e tante carenze. La prossima. Buongiorno, Nicoletto Alberto di Quarta H. Le volevo chiedere, tra le varie esperienze di questi anni di carriera da direttore sportivo, qual è quella che ricorda con maggior soddisfazione e perché? Ma sai, il mio è un viaggio lungo, è un viaggio che mi ha portato a toccare con mano tutte le varie realtà, quelle più disparate, quelle del dilettantismo, quello della terza categoria, dove arrivi addirittura prima al campo per fare le linee, perché se no l'arbitro non ti fa iniziare la partita, dove porti le magliette a casa sporche, le fa lavare la moglie per portarle pulite alla partita successiva. E poi cominci a dire, beh, sei in aeronautica, hai 3 figli, hai uno stipendio sicuro, però ti trovi davanti a un bivio che ti dicono, beh, hai dimostrato di essere bravo nei dilettanti, ti diamo un anno di contratto, vieni nei professionisti, vieni in Serie C. E tu dici, beh, che faccio? Mi gioco questa carta
o rimango bloccato nel mio sogno. Allora dici, beh, prendi una decisione non curante, che c'hai tre figli, che c'hai una moglie, che se dovesse andare male quell'anno di contratto ti ritrovi con un minimo che non ti basta per arrivare a soli 10 giorni di un mese, e poi c'è un anno e poi ci sono gli anni successivi. Prendi il coraggio, lasci l'aeronautica dopo 20 anni e fai un anno di contratto in una squadra di Serie C Casarano e cerchi di dire, beh, vediamo se il mio sogno lo realizzo, arrivare nel calcio professionistico e poi cercare di andare oltre. Mi è andata bene. E poi da calcio semiprofessionistico, che era allora, ma poi è diventato anche quello professionistico, arrivi in Serie B, poi arrivi in Serie A, poi arrivi in Champions League. E quindi tanti mi fanno una domanda dove dovrei percorrere tanti momenti della mia vita. Qual è stata? Ogni tappa ha avuto un momento bellissimo, ogni tappa della mia vita calcistica. E dire quale è stata, non ho, mi vengono in mente tanti flash. Ti posso dire quello che quando arrivi quando vieni chiamato dal club della tua città, perché il primo sogno che uno incomincia dire, beh, se chissà se divento direttore sportivo del Lecce. Poi ci arrivi, ti chiamano in B, subito porti la tua squadra in Serie A. Quello è un momento bellissimo, un momento che non puoi dimenticare. Un altro momento che non posso dimenticare è che io, come vi ho detto, quando arrivo in una scuola mi sento un altro, non so perché mi sento un altro, perché vi ho detto io l'ho frequentata un anno la scuola superiore, perché poi fui pure rimandato a 3 materie, ve l'ho detto, pensando di farcela, tanto perché vuoi che ti rimandano e poi non ti fanno promosso? Tutta l'estate, a posto di studiare o di studiare fare almeno il minimo sindacale, me ne andavo, dopo che la mattina andavo a Lecce a lavare i piatti per guadagnare un po' per essere indipendente da casa in un ristorante, un'altra estate andavo in una salumeria, e invece mi ritrovai che mi bocciava la matematica, erano 3 materie, l'orale di matematica non me lo fece passare e mi bocciò. E quindi mio padre, cioè, allora lavora, visto che non c'hai la... Poi si ammalò, la domanda in aeronautica, l'inverno, fui ripreso, come vi ho detto, quindi... Mio padre era tifoso dalla Fiorentina, perciò sto raccontando. Andai via per bisogno, perché lui si ammalò, e quindi quando poi era stato tifoso della Fiorentina, perché era stato in aeronautica, pure lui, ed era stato a Firenze, alla scuola di guerra della Firenze, e se ne tornò tifoso dalla Fiorentina. Io mi ricordo sempre che si faceva la barba con l'inno della Fiorentina, perché a Firenze, un po' come Lecce, ti contagia, si vive per la squadra. E quindi quando io ho preso la decisione di lasciare l'aeronautica per seguire il mio sogno, il problema mio qual era? Quello di dirglielo a mio padre, che quando mi vedeva con la divisa dell'aeronautica gli illuminavano gli occhi, era su una sedia a rotelle perché era venuto un ictus. E quando gli dissi che
arrivavo a casa e dico, moglie, oggi glielo dico, non mi veniva mai il coraggio di dirgli. Un giorno io abitavo a Vennone su una via, su una strada in salita, c'era la discesa, stavo con la sedia a rotelle vicino al barbiere dove c'è a capo della salita, e arrivai e dico, beh, questo è il momento che glielo dico. Arrivai lì vicino, disse, papà, metti il freno a mano che ti devo dire una cosa, casomai con la cosa c'è. Quando glielo dissi, senza stare, è stato 3 mesi, quando suonavo a casa non mi apriva. Allora, poi fui chiamato dalla Fiorentina, e prima che fossi chiamato dalla Fiorentina, mia madre mi diceva, sai che mi dice tuo padre? Cioè, chissà se quel fesso un giorno non diventa tifoso della Fiorentina, non diventa direttore della Fiorentina. E così fu, e quindi come posso non dimenticare anche quel giorno quando mi chiamarono per diventare direttore della Fiorentina. Quindi tanti momenti che voi... Suo padre che le disse quando la chiamarono? No, morì, era morto, sì. Prima di morire, quando ero nel Lecce, faceva mia madre, chissà se un giorno quel fesso, perché mi chiamava fesso perché io avevo lasciato l'aeronautica, no, perché... Per con un anno di contratto a Casarano. Allora mia madre mi dice, oggi sai che mi ha detto tu, sai se quel fesso, se il calcio sta facendo bene, chissà se quel fesso lo chiamano un giorno alla Fiorentina. E quindi come tanti momenti che non ho, come un gol che si giocava a Torino, la partita di Champions League 0-0 fino al 40esimo, chi vinceva, c'era tra noi e il Milan, chi vinceva andava, se vinceva la Fiorentina, anche se il Milan avesse vinto saremmo andati non in Champions, si giocava contro il Torino, si era al 40esimo, 35esimo, si era ancora 0-0, e c'era in panchina un calciatore che io avevo preso, che si chiamava, penso che molti lo conoscono, Osvaldo, non so se ve lo ricordate, l'avevo preso a Firenze, e non era ben visto molto all'inizio, perché il calciatore che si conoscono pochi, iniziano sempre, arrivano con tanto scetticismo, ed era seduto in panchina e Prandelli lo chiamò perché mancavano pochi minuti per riscaldarsi. Lui si alzò, io lo presi per la maglia e mi disse, fermati, se entri e non fai collo non rientrare negli spogliatoi, e quando torni taglio la testa, devi fare collo. Calcio d'angolo, ribattuta, rosso, una rovesciata che sono andato a vedere su YouTube, il Corano, una rovesciata all'incrocio dei pali, lui corre verso la panchina, io corro, quindi momenti che come tanti momenti che mi vengono in mente, quindi mi bastano questi, va bene, se no dovremmo stare fino a domani. Buongiorno, sono Pertini Miriam di Quarta B e le volevo chiedere qual è il suo punto di vista per quanto riguarda lo sviluppo del calcio nelle squadre femminili. Anche qui ho avuto le mie esperienze, perché ero la Fiorentina e quindi mi sono interessato anche come responsabile dell'area tecnica del calcio femminile. Abbiamo vinto uno scudetto, anche con il primo scudetto in Italia, cioè della Fiorentina in Italia, è stato durante quel periodo che sono stato responsabile dell'area tecnica, quindi ho una visione ravvicinata dei problemi. Diciamo che è un calcio dove adesso credo che da poco tempo il calcio femminile viene riconosciuto come professionismo, mi sembra, no? se non sbaglio, quindi diciamo che in piena evoluzione è un calcio che è penalizzato più di quello maschile, perché se quello maschile è penalizzato, come vi ho detto prima, da tante considerazioni, non ultime quelle più importanti per delle strutture, immaginiamoci quello femminile come è messo, no? E quindi un calcio con tante criticità, con tante problematiche che solo gli anni credo che possano portare ad un miglioramento di questa disciplina
importante quale quella calcistica in ambito femminile. Però devo essere sincero, avendole vissute da vicino queste esperienze, la vedo una strada lunga ancora da percorrere per arrivare ad essere competitivi con altre nazioni dove il calcio femminile è visto in maniera diversa. Andiamo per la prossima domanda. Vai. Lorenzo Giancana, Terza H. Volevo chiederle qual è il primo talento che lei ha scovato e che rapporto ha ancora con lui? Ma a volte te pensi che può essere quello che è diventato più famoso, no? Invece il mio rapporto più importante l'ho avuto forse con qualcuno che non è diventato famoso. Anzi, quello che credevo, pensavo che potesse essere una potenzialità più importante degli altri, e poi invece ho avuto la delusione che non lo diventasse, ma soprattutto preoccupato perché magari come me, ho detto, e come chi voi vuole segue un sogno, anche il talento lo sa di possedere delle potenzialità, no? Chi in questo istituto, ognuno si sente di poter fare il matematico, chi vuol fare l'avvocato, chi vuol fare il pilota, chi vuol fare, quindi ognuno di voi segue un sogno, no? E quindi a volte lo segue e lo raggiunge e lo raggiunge perché è una disciplina che da solo si deve misurare, a volte devi essere sempre, a volte magari dipende anche se c'è qualcuno che crede nelle tue potenzialità e ti aiuta quelle potenzialità a finalizzarle. Però rimane sempre dentro di sé la certezza di raggiungerlo quel sogno, e quindi quando vede che non lo può raggiungere perché si deve arrendere, e lì c'è la delusione. E quando capisci che tu hai inizialmente alimentato quel sogno a qualcuno perché pensi che lo possa finalizzare, e quando poi devi comunicargli che quel sogno si deve frantumare perché arrivano altre complicità che possono darti un segnale o la certezza che quel sogno, quella persona non lo può per tanti motivi che portano a convincerti che non lo può diventare, quello diventa traumatico per te, ma soprattutto pensi come possa esserlo per chi lo insegue quel sogno, no? E quindi io mi è capitato di soffrire molto per dei ragazzi che ho dovuto un giorno comunicargli: guarda che ci dobbiamo arrendere, ti devi arrendere. E quindi dietro quella comunicazione ci possono essere delle reazioni che possono essere delle reazioni che tu non riesci a gestire, no? E quindi devi anche lì cercare di essere di aiuto, non soltanto a chi finalizza un sogno, ma anche a chi non l'ha finalizzato. E a me mi è successo di ricordare più a volte quei ragazzi e mantenere ancora con quei ragazzi un contatto più forte di qualcuno che magari lo abbia finalizzato quel sogno.
Buongiorno, sono Gabriella Stefanelli della terza F e volevo chiederle se nel rapportarsi con i suoi giocatori è più razionale oppure si lascia coinvolgere dai sentimenti e dalle emozioni e come riesce a raggiungere un certo equilibrio. Grazie. Guarda, il compito di un direttore sportivo non è soltanto quello di scegliere il calciatore, è il compito di un responsabile, comprende tante anche mansioni, non è solo quello di dire quello è bravo lo prendo, quello non è bravo non lo prendo, poi arriva il calciomercato, vai, vendi, compri, fai, no, non è così. Un responsabile, un direttore sportivo ha tante incombenze, tante mansioni. A volte una delle mansioni più difficili è quella della gestione. E della gestione sono comprese tante voci, anche quelle di saper gestire il calciatore nei momenti migliori, nei momenti peggiori. Quindi è logico che ci sono momenti di una stagione, come momenti di un periodo, come momenti di un momento, dove un responsabile, un direttore deve saper gestire ed essere capace di doverlo fare, perché c'è un responsabile, un direttore in contatto con, oltre che con il presidente, con i vicepresidenti, consiglio di amministrazione, squadra, allenatore, singolo calciatore, staff tecnico, staff medico, staff fisioterapico, giornalisti, tifosi, e mogli dei calciatori, genitori dei giocatori, quindi ha tante cose da fare, non è soltanto, non vedere il direttore sportivo solo quello che scova il talento o quello che va a comprare o va a vendere, e quindi sono tutte gestioni silenziose che devi saper gestire per cercare a volte di farle diventare silenziose, perché il calcio poi qualsiasi cosa che si fa, se esce fuori da là diventa motivo di parlare, quindi poi nel calcio si parla più nei bar, una volta era nei bar, adesso si parla in televisione e quindi si amplifica tutto, quindi devi essere bravo a saper gestire, a volte anche nascondendo bene la gestione. Grazie, grazie a voi. Paola. Io, la mia famiglia, dovrei stare qui, però io ho mia moglie che mi ha sposato, sono 48 anni di matrimonio e 7, 8 di fidanzamento, bene, quindi diciamo quanti anni, ci siamo fidanzati. Io ho 16 anni, lei 17, lei 16, quindi siamo cresciuti insieme. Quindi mi ha sposato poi, mi ha conosciuto come in aeronautica, mi ha sposato come sottufficiale dell'aeronautica e pensava di sposarsi uno che la mattina va al lavoro, poi ritorna dopo le 8 ore di lavoro, dopo le cose, quindi di essere casa famiglia, casa putea, come si dice, no? Invece poi ad un certo punto è scattato quella voglia di, come vi ho detto prima, di raggiungere un sogno, e quindi
è nata mia figlia, quell'anno è partita la bambola, è partita la voglia mia di cose. E da quel giorno mia moglie il calcio lo vede dal 75, quindi sono passati 25 più 23, sono 48 anni che lo vede più come un nemico il calcio che come me. Io so che partite ne avrò fatte, Giuseppe ha detto ne ho fatte 600, no, solo in Serie A 630, è un record credo nazionale, senza dirvi di tutte quelle altre categorie. Mia moglie l'avrò vista in campo, sarà 5-6 volte, sarà venuta allo stadio, quindi immaginate su quante, quindi il calcio lei l'ha visto come un nemico, come la persona che gli ha tolto qualcosa che lei ci teneva tanto. Poi è logico che il calcio quando lo fai a certi livelli ti dà anche altri pure piaceri, non è che lei non ha avuto il piacere che ha raccolto di quello che io quindi ho portato figlio del lavoro nel calcio, però diciamo che sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto dell'amore è venuto meno, sono venuti meno tante situazioni che lei non si aspettava. I miei figli invece diciamo che sono stati un poco, hanno seguito quello che è stato il mio tifosi del Vernone, tifosi dello Scorrano, tifosi del Casarano, tifosi del Lecce, tifosi del Fiorentina, del Bologna, del Lecce, quindi hanno seguito sempre, tifosi di suo padre, ecco questo, soprattutto tifosi di suo padre. Pierpaolo Petrai di Terza G, la mia domanda chiaramente per ogni ruolo è diverso, però volevo chiederle da cosa capisci che un giovane talento può diventare un campione e se c'è una qualità in particolare che guarda in questi ragazzi. Grazie. Ma diciamo che come ho detto prima, tenete a partire sempre da un presupposto che ognuno quando parte per raggiungere un obiettivo si deve fidare di se stesso, è vero o no? Questo dovete, per qualsiasi attività che andrete a svolgere, dovete fidarvi di voi stessi, dovete fidarvi del vostro intuito, dovrete fidarvi della vostra perseveranza, dovete fidarvi delle vostre capacità. Questo, il resto non conta, conta voi. Attingete anche dagli altri, perché bisogna essere non autolesionisti, bisogna pure a volte prendere spunto da altre situazioni, ma seguite sempre il vostro intuito, le vostre capacità, perché ognuno, pur se in maniera diversa, all'obiettivo può arrivare, in maniera con strade diverse, ma può arrivare allo stesso. Io, come ho detto prima, seguo la mia, ma non è detto che gli altri non scoprono talenti, non sono capaci di vincere, non sono capaci, no. Però ognuno quando si fida della sua va avanti con la sua. Poi è più bravo quello che, come ho detto prima, quello che a Roma arriva per primo. Poi l'altro arriva lo stesso, arriva con un'ora dopo o giorni dopo, però se uno conosce quella strada che arriva per primo non la deve cambiare, deve avere la forza di non cambiare. Io seguo la mia, quindi i miei parametri, e quindi arrivo nel merito, per misurare un talento, per misurare un calciatore, ognuno ha i suoi parametri per capire quanto uno può valere o non può valere. Io nel seguire la mia sala, nel seguire quindi i miei parametri, tengo conto di certi parametri che mi portano a intravedere, perché c'è una differenza tra il calciatore da vedere, il calciatore e quel calciatore che tutti possono vedere. Vedere uno che è bravo è più facile,
E il calciatore, se voi andate al campo, anche quelli che lo frequentano poco, lo vede subito che è quello più bravo da quello meno bravo. Lo vede subito, perché vedere è più facile. Invece quando si parla di talento, e lì devi, non devi vedere, devi intravedere. La differenza è questa, la capacità di vedere dalla capacità di intravedere. E nel talento bisogna intravedere. Nell'intravedere, ognuno, ha detto prima, deve tenere conto dei suoi parametri. Io cosa tengo conto? Sai, a volte ci sono delle cose che non sai spiegare, non puoi spiegare. Sono delle cose talmente intrinseche, naturali, che uno magari dice quello è bravo, quello cazzo dice, ma c'è sta dici, però tu le vedi certe cose che un altro non vede. Io per dirti una capacità, ma dice, ma c'era bisogno che me lo dice Corvino che questa qualità è la più importante, però è quella la capacità che magari ti fa capire. Sai, non solo l'aspetto fisico, non solo l'aspetto dinamico di un calciatore, di un potenziale calciatore che tutti possono notare, ma la destrezza e la capacità, che io penso che sia la capacità più importante per poter intravedere qualcosa che un altro magari può non intravedere. Cos'è la destrezza? La capacità di intravedere nella gestualità, nella semplicità di fare un gesto tecnico, no? Che un altro lo fa con molta dimestichezza, un altro con molta fatica. Questa può essere una delle capacità più importanti nell'intravedere un talento, e che un talento ha di per sé, perché il Padre Eterno a chi dà delle capacità di capire matematica quantistica, per usare qualcuno io matematica non ce l'ho come predisposizione, no? Invece il Padre Eterno a me mi ha dato un'altra qualità, mi ha dato un'altra, tutto sta nel cercare dentro di noi qual è la cosa migliore che potremmo saper realizzare. E avere anche l'alternativa, perché uno deve avere un piano A, ma deve avere anche un piano B nella vita. Perché io, il mio sogno era quello di fare il giocatore, però poi si è frantumato per i motivi che ho detto prima, a 15 anni, e non ho coltivato un altro, che era quello di fare il dirigente fuori dal campo, nel momento in cui non potevo fare quello dentro il campo. E quindi queste sono le capacità che secondo me ognuno di noi, pur avendo dei parametri diversi, portano a distinguere uno da un calciatore che ha delle potenzialità a differenza di un altro. C'è un'altra domanda? Allora, io sono Guglielmo Matteo, la seconda B. Allora la mia domanda è: se dovesse scegliere un giocatore fra Messi e Ronaldo da prendere nella sua squadra, non considerando il momento attuale ma la loro carriera generale, chi sceglierebbe? Una volta si faceva, a parte quello che portava il pallone quando si giocava per strada, no? Voi no, siete tutti adesso per strada, chi gioca per strada? Giochiamoci. Allora, nella tua squadra deve giocare per forza chi porta il pallone, è vero o no? Chi porta il pallone, se cioè, io metto il pallone, sono asciugati, quindi io ci gioco per forza. C'è ancora? Quando ero così era. E quindi mi fa piacere che ancora si fa. Poi c'era un altro passaggio, è che è lo stesso passaggio che farei per rispondere alla sua domanda, no? Si doveva fare la squadra, no? E si faceva quindi io quando ero io che dovevo, capitava a me di fare la squadra, sceglievo sempre prima il migliore portiere e il migliore attaccante, è vero o no? Quindi la stessa cosa, perché io spesso mi è venuto un giorno spontaneo che poi è diventato famoso in tutto il mondo,
no, che è meglio sbagliare moglie che un portiere e l'attaccante, è vero o no? per chi fa questo lavoro. Quindi fra Messi e Ronaldo io farei la conta a CK. Stiamo parlando di due grandi giocatori, quindi uno l'altro non fa differenza. Parti già con un campione in squadra. Buongiorno, Lanciano Nicolas, Quartacca. Secondo lei quale rapporto ci dovrebbe essere tra prima squadra e settore giovanile e se l'ha mai raggiunto in quale squadra? Grazie. Ah no, io già tutto quello che vi ho detto pensavo di aver fatto capire che io dove ho lavorato ho sempre voluto e essere responsabile della prima squadra ma anche responsabile del settore giovanile o sovraintendere il settore giovanile, quindi stare sopra a chi è responsabile. Perché quando abbiamo parlato prima che per un direttore sportivo è importante il settore giovanile per tutti i motivi che abbiamo già detto, è logico che poi deve essere un vaso comunicante prima squadra e settore giovanile, perché se non c'è questo vaso che porta da una parte all'altra con qualcosa che trasferisce, e quel qualcosa può esserlo solo chi ha interesse, come lo può avere un responsabile che è responsabile di un vaso, è responsabile dell'altro vaso. Ed ecco perché è importante questo, perché come ho detto prima ci sono a volte responsabili o direttori che conoscono solo il vaso della prima squadra, non conoscono il vaso del settore giovanile, quindi è più difficile allora che un qualcosa o dell'acqua che scende cristallina dal vaso del settore giovanile poi si ferma lì dentro, invece deve andare nell'altro vaso della prima squadra se dimostra di avere quella cristallinità che abbiamo parlato. E quindi è importante che ci sia questa unione tra le due sponde, tra prima squadra e il settore giovanile. È logico che se c'è un responsabile che ha interesse di una cosa e dell'altra è più facile. E quindi io credo che questa deve essere una cosa che non da tutti i club accade questo, ma dove accade è più facile che una potenzialità che emerge nel settore giovanile possa poi arrivare prima e meglio in prima squadra. Ora l'ultima domanda, quindi direttore ci fermiamo qui, non vedo la dirigente se raggiunge perché credo. Ok, ci aspetta di là, quindi possiamo chiudere direttamente così, immagino c'è prima un... Ok, c'è prima un... Beh sì, da parte come, del direttore. Come facevo a non pensare nel venire qui a concedermi... e a concedervi qualcosa. Due maglie, una, permettetemi che ci sono io qui, se non l'avessi fatto non avrei sbagliato, va bene? Quindi non cerco sempre di pensare di non sbagliare quando faccio una cosa, quindi quello che ho fatto così, portarvi una maglia giallorossa con il nome Corvino, e quindi perché la mia presenza venga ricordata. Okay.
arriva la dirigente così fate una foto insieme perché... un'altra del nostro capitano Edgardo.
7. Ho te sicuro, già almeno sto per 7. A due passi dal mare, la domenica sarà nel segno delle leggi che vincerà. Thank you.